Alle mie spalle potete vedere un murales dedicato a Dario Capolicchio, vittima innocente delle mafie, uccisa il 27 maggio del 1993 nella strage di Via dei Gergofili. In questo murales abbiamo però voluto dedicare la memoria di Dario alla sua vita, alle sue passioni, al luogo di formazione Sarzana, al luogo invece di formazione superiore dell'università, ovvero Firenze, ma anche alla passione del disegno che aveva e il suo impegno nel CAI. Ecco, in questo murales la vita di Dario è racchiusa, non solo la sua strage, è il modo migliore per ricordare le vittime innocenti delle mafie e non farle morire una seconda volta. Stilisticamente per questo murales si è optato insieme ai ragazzi per uno stile fumettistico e molto colorato che corrispondesse quindi alla gioiosità della vita di Dario, ovvero della vita di un 22enne che aveva molte passioni e molti interessi. Abbiamo scelto quindi di rappresentare in questo murales, per gran parte del murales, la vita di Dario sotto questo tipo di aspetto, con questo tipo di tecnica, mentre contrapponendo allo stile fumettistico abbiamo pensato di optare per raccontare il momento della strage come uno strappo nella vita di Dario attraverso una foto che verrà applicata su carta su muro come un collage che richiama la realtà dura della vita e della fine tragica di questo ragazzo, però anche guardando a un futuro dove le parole, diciamo, richiamano alla speranza e alla memoria, all'impegno delle persone che hanno preso, diciamo, questo momento tragico e sono state in grado di portare avanti. La collaborazione con l'associazione Legalité e con i nostri ex studenti che hanno aderito all'associazione prosegue anche in questi mesi estivi. Il progetto prevedeva una serie di attività di socializzazione, tra le quali la realizzazione di questo murale dedicato a Dario Capolicchio. L'iniziativa ha coinvolto diversi ragazzi di molte classi e di diversi indirizzi dell'istituto.